Ogni anno nel nostro dipartimento circa 4.000 pazienti vengono sottoposti ad intervento chirurgico. Molti di questi devono passare molto tempo all'interno dell'ospedale e devono passare anche molto tempo prima di ritornare alla loro vita quotidiana. Per questo, a questo molto tempo abbiamo detto basta, e questo basta significa ERAS. ERAS è una nuova modalità di approccio al paziente che si sottopone ad intervento chirurgico, anche complesso, al fine di ridurre la degenza ospedaliera, al fine di accelerare il ritorno alla vita quotidiana. Il percorso ERAS non è qualcosa di sperimentale, è stato descritto per la prima volta 22 anni fa da un chirurgo di Copenaghen. Il percorso ERAS è un protocollo, quindi un documento, un vero e proprio documento dettagliato e molto ben specificato, che descrive e prende in analisi tutti gli aspetti che il paziente deve affrontare nel suo percorso di cura quando va incontro ad un intervento chirurgico e che riguardano la fase preoperatoria, intraoperatoria, quindi l'intervento chirurgico, e la fase postoperatoria. La vera innovazione quindi del percorso ERAS è questa presa in carico multidisciplinare del paziente. Quindi quello che cambia veramente è che non c'è più il singolo professionista che si occupa solo della sua parte, perdendo di vista quello che fanno gli altri colleghi e professionisti. Ma la vera forza, la vera innovazione è che tutti lavorano insieme nella stessa direzione. Tra le persone che ad oggi hanno beneficiato di questa nuova modalità operativa presso l'ospedale di Vaio, abbiamo incontrato la signora Giovanna Varesi. Mi chiamo Giovanna Varesi, ho 75 anni, il 6 agosto ho avuto un intervento all'ospedale di Vaio all'intestino. Sono stata chiamata e che c'erano tutti i medici, una tavola rotonda lì, si sono presentati tutti, il dottor Casali, i due anestesisti, la fisioterapista, la psicologa, la caposala e tutti hanno detto la loro. I passaggi essenziali di tale protocollo sono l'assunzione di integratori immunostimolanti nei 5 giorni che precedono l'intervento, specifici esercizi fisici prima e dopo l'intervento, il ricorso alla chirurgia mini-invasiva, laparoscopica, l'ottimale controllo del dolore post-operatorio con analgesia peridurale senza l'uso di oppioidi, ripresa della mobilizzazione e dell'alimentazione fin dal giorno stesso dell'intervento chirurgico. Uno degli aspetti più qualificanti del percorso ERAS è il counseling multidisciplinare, un incontro che avviene prima dell'operazione, durante il quale si offre al paziente un'assistenza completa di tutte le figure professionali necessarie, coinvolte nell'intero percorso di cura, prima, durante e dopo l'intervento. Si tratta di un particolare approccio in cui la persona diventa il protagonista del proprio percorso di cura, in modo da essere coinvolto e motivato il più possibile all'adesione del programma. E l'altra vera innovazione del percorso riguarda il ruolo che viene dato al paziente, che non è più uno spettatore passivo di quello che gli succede intorno, ma gli viene chiesto di collaborare con noi, di collaborare con il gruppo, per diventare proprio protagonista, per diventare attivo nel suo percorso di cura e di recupero dopo l'intervento chirurgico. Concretamente il counseling si realizza attraverso l'organizzazione di un incontro dedicato in cui è presente l'utente con il familiare e tutta l'equipe sanitaria, ovvero il chirurgo, l'anestesista, fisiatra, fisioterapista, infermiere e a seconda delle varie situazioni possono essere coinvolti anche altri professionisti come lo psicologo e il nutrizionista. Durante il counseling ogni professionista, per quanto di competenza, effettua una valutazione sanitaria e trasmette all'utente tutte le informazioni necessarie per affrontare il percorso, quindi la fase di preparazione all'intervento, la fase di ricovero ospedaliero e infine la fase di dimissione con il rientro al domicilio. Dal punto di vista infermieristico, la presa in carico inizia con il pre-ricovero chirurgico.
che consiste nell'esecuzione di tutti gli esami ematici e diagnostici necessari alla preparazione dell'intervento. Viene inoltre fissato un appuntamento per il counseling multidisciplinare attraverso il quale l'infermiere effettua una valutazione specifica assistenziale e mette in atto una serie di interventi di carattere prevalentemente educativo. Il percorso prevede anche la messa in atto di tante piccole strategie, quali ad esempio l'allestimento di un punto di ristoro collocato appositamente lontano dalla camera di degenza. Tutto questo per stimolare una maggiore mobilizzazione. Adesso signora parli un po' lei, ci chieda lei qualcosa, ma mi fa i quattro buchi, perché io li chiamavo i quattro buchi, o mi fa il taglio. Questo è da vedere poi quando ci sarà l'intervento, se possiamo, cosa possiamo fare, ma noi partiamo con i quattro fori. Quando una persona si trova davanti a una nuova diagnosi oppure a una comunicazione rispetto a una variata autonomia, può andare incontro a diverse difficoltà. Questo perché la persona si trova a dover in qualche modo riformulare una parte di sé, quindi spesso a livello personale, a livello familiare, sociale, a volte anche lavorativo. E questo quindi implica una capacità di adattamento della persona che non sempre è scontata. Ecco perché attivare un supporto psicologico in questo tipo di percorso può essere molto importante, perché aiuta la persona a riprendere in mano la motivazione, a reagire in modo costruttivo nonostante l'evento intercorso. Poi nel pomeriggio, io sono stata all'intervento al mattino, nel pomeriggio sono venute due fisioterapiste, mi hanno tirato giù dal letto subito, mi hanno messa in piedi, signora guardi in alto, signora guardi basso, faccia un passo avanti, con l'altro piede faccia il passo indietro, l'altro piede, niente, io stavo sulle mie gambe benissimo, anche loro hanno detto benissimo. Il paziente viene valutato in equipe da un punto di vista respiratorio e performance motorie. Dopo questa valutazione viene fatto specificatamente un progetto riabilitativo che viene portato avanti poi dai nostri fisioterapisti. Il paziente viene così addestrato su degli esercizi preoperatori che impara. Naturalmente andiamo anche a rinforzare quelle che sono le raccomandazioni anche degli anestesisti sullo stile di vita corretto da mantenere e non solo nel preoperatorio. Dopodiché vengono forniti ai pazienti gli esercizi e vengono addestrati i pazienti all'esecuzione di questi esercizi. Proponiamo una serie di esercizi che sono da svolgere prima e dopo l'intervento. Il protocollo prevede appunto esercizi preoperatori, sia motori che respiratori, che verranno insegnati al paziente già al momento del counseling, e una serie di esercizi postoperatori insegnati durante la degenza e il reparto. Inoltre, già dalle prime ore dopo l'intervento, si prevede il disallettamento iniziando da una posizione seduta e andando gradualmente a verticalizzare il paziente e alla deambulazione che avverrà già all'interno del reparto prima della dimissione. Come l'hanno preparata invece all'intervento? Ecco, ho questi integratori per 5 giorni e poi sono andata in chirurgia e mi hanno seduta sul letto, sul lettino, e mi ha fatto la puntura, un aghetto sottilissimo che proprio non l'ho sentito, la mia paura era quella. E poi mi hanno steso sul lettino e ho sentito il calore che mi saliva dalle gambe, era il pannetto che mi scaldava. Poi non ho più sentito niente. L'anestesia è un'anestesia di tipo generale, un'anestesia quindi che si distingue per
determinare uno stato di sonno nel paziente, ma un'anestesia che si associa ad altre tecniche, tecniche di anestesia loco-regionale, tecniche avanzate, tra le quali possiamo annoverare ad esempio l'anestesia di tipo epidurale. Oltre al posizionamento di un catetere epidurale, le nostre opzioni includono l'esecuzione di alcuni blocchi che chiamiamo tecnicamente blocchi di parete. Si tratta di infiltrazioni che avvengono sotto guida ecografica a paziente addormentato e che si contraddistinguono per la somministrazione di anestetico locale in una particolare zona della parete addominale con lo scopo di garantire durante l'intervento e nell'immediato post-operatorio un adeguato controllo del dolore. Gli obiettivi principali del periodo post-operatorio sono la mobilizzazione e la ripresa precoce dell'alimentazione. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale il ruolo e l'apporto dell'anestesista, perché fondamentale sarà il trattamento del dolore, dell'intervento chirurgico e la prevenzione di effetti sfavorevoli come la nausea e il vomito. In questi termini l'inizio del processo di guarigione avviene proprio già dalla sala operatoria, dalle tecniche che vengono scelte ed impiegate per addormentare il paziente e per prevenire il dolore che insorgerà dopo l'intervento. E nel risparmio nell'utilizzo di farmaci ad azione spesso sfavorevole, come ad esempio i farmaci oppioidi. Se un paziente non ha dolore, questo paziente respirerà meglio, sarà più motivato ad alzarsi e a camminare per il corridoio e tutto il suo metabolismo si riavvierà, il suo processo di guarigione sarà molto più rapido. Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati all'intervento, il protocollo prevede alcuni accorgimenti volti a migliorare il recupero post-operatorio. Per esempio, tendiamo a mettere in atto tutte le tecniche mini-invasive possibili, a, quando possibile, non sottoporre il paziente a preparazione colica preoperatoria, il sondino nasogastrico viene rimosso al risveglio in sala operatoria, il catetere vescicale viene rimosso in seconda giornata post-operatoria. Devo dire che tutto questo lavoro congiunto, insieme al lavoro degli anestesisti, degli infermieri, dei fisioterapisti, aiuta di fatto il paziente in una ripresa più rapida. Non dimentichiamo che il paziente è sottoposto a un intervento chirurgico maggiore e comunque riprende la propria autonomia nell'arco di pochi giorni. Quindi i risultati che abbiamo visto finora sono estremamente positivi. E nei giorni seguenti com'è andata quando lei è poi tornata a casa? Quando io sono tornata a casa è andata benissimo. Nessuno mi credeva che fossi appena operata.